A benedire la strada ci ha pensato non solo il parroco, ma anche la pioggia, che però, in fatto di viabilità, tanto benedetta non è, soprattutto quando la strada bagnata è dissestata e dunque non proprio sicura. Non è più, però, questo il caso della strada di Madonna del Monte a Bolognano, che dopo oltre 20 anni è tornata a essere fruibile, in sicurezza, grazie ai lavori di mitigazione dei gravi danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici del 2017, che l'avevano resa dissestata e dunque poco sicura. 2 chilometri di strada risistemati grazie ai 420.000 euro finanziati dalla Regione, che ora, spiega il sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo, potranno essere percorribili in tutta sicurezza. È importantissima questo ripristino di questa viabilità su questa strada, e per la messa in sicurezza e per quanto concerne la viabilità, che ci permette di avere la possibilità di raggiungere con comodità sia il pedone che la vettura. La struttura del Paolo VI, che ospita 50 degenti malati terminali. E in più questa era totalmente, diciamo, messa male, questa strada, al limite di chiusura per la sicurezza stradale, e grazie a un intervento di 420.000 euro che la Regione Abruzzo, cui vanno i miei ringraziamenti di tutta l'amministrazione, ci hanno concesso sulla protezione civile, siamo riusciti a rimettere a posto nel giro di 2 anni questa strada. Al taglio del nastro c'erano le scolaresche del comune di Bolognano, i rappresentanti delle istituzioni, presenti all'inaugurazione anche Edel Sigismondi e Guerino Testa, rispettivamente senatore e deputato di Fratelli d'Italia. L'attenzione sulla viabilità da parte della Regione è sempre stata massima dal momento in cui c'è stato l'insediamento del governatore Marsilio, perché le infrastrutture hanno sempre rappresentato una priorità del programma. Oltre a essere un primo passo, direi un passo importante per Bolognano, bisogna ringraziare e dare atto del grande lavoro che ha fatto il sindaco Di Bartolomeo nella sua capacità di intercettare finanziamenti per il territorio e poi di fatto realizzare un'opera importante, questa di Via Madonna del Monte, che era stata colpita da fenomeni di dissesto idrogeologico, e con i lavori che sono stati fatti viene mitigato di fatto il rischio, quindi sicuramente una risposta concreta alle esigenze dei cittadini. Opera importante per il territorio, per dare sicurezza a una strada fondamentale per la viabilità, quindi finalmente Bolognano continua una sua opera di utilità per il territorio con fondi regionali e ministeriali per mettere in sicurezza problematiche dovute al dissesto idrogeologico. Il comune di Bolognano non è la prima volta che si mette in evidenza per opere così importanti, un comune che è stato stravolto in positivo totalmente, e questa è un'ulteriore riprova di quanto l'amministrazione comunale sia efficiente e sia ogni giorno tesa a risolvere i problemi, in questo caso di viabilità e di sicurezza.